Sotto il diluvio del Menti, il Vicenza non riesce a battere il Piacenza e con l'ottavo pareggio in 9 gare casalinghe fallisce l'aggancio al treno playoff. Resta invece imbattuto Ficcadenti che in 4 gare sulla panchina emiliana ha raccolto 8 punti. I padroni di casa fanno la partita da subito. Senza Sgrigna davanti tocca ancora a Misuraca far coppia con Bielanovic. Lo stesso Misuraca si procura la prima palla gol, sfondando sulla sinistra prima di tirare però addosso a Puggioni. I biancorossi insistono, Sesto è come sempre attivo sulla destra. Al 15° sul suo cross Bielanovic prova la girata di destro senza fortuna. Dopo un po' di sofferenza il Piacenza si fa vedere con la conclusione di Barocelli, giovane primavera che Ficcadenti fa debuttare in B. Fortin respinge il tiro destinato all'angolino. Il Piacenza sta bene e si vede, ma il Vicenza vuole vincere a tutti i costi. Al 38° Misuraca sfiora il gol a un passo dalla porta dopo un rimpallo fortunoso. L'attaccante si ritrova la palla addosso sul cross deviato di Sestu, controlla forse col braccio ma calcia alto. Arrivano tutti dalla fascia destra veneta ai pericoli per il Piacenza. Il primo tempo finisce comunque 0-0. La prima emozione della ripresa la regala Fabiano, che ha una buona chance al quinto ma non inquadra la porta calciando di sinistro. I padroni di casa fanno la partita anche nel secondo tempo, ma al 16° restano in 10 per l'espulsione di Ferri, che già ammonito stende San Bugaro a centrocampo con un doppio intervento in scivolata. L'arbitro Tozzi non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso tra le proteste venete. Marana allora toglie Fabiano e inserisce un altro difensore, Martinelli. Il Piacenza prova subito ad approfittarne e San Bugaro sfiora il gol con un bel sinistro da fuori. Ficcadenti adesso vuole vincere e al 25° inserisce l'attaccante argentino Simon per Calderoni. Il Vicenza però non rinuncia ad attaccare nonostante l'inferiorità numerica. Al 27° Bielanovic fa da sponda in area per Misuraca, che va giù a contatto con Bianchi. La squadra di Maran vuole il rigore per la spallata del numero 14 Piacentino, ma Tozzi fa proseguire. Nel finale non succede più nulla nonostante i 5 minuti di recupero. Brutta partita, forse condizionata dal campo pesante. Finisce 0-0 con pochissime emozioni e il punto serve più al Piacenza in chiave salvezza.